tutto merito mio. Iniziativa a sostegno degli studi dalla scuola superiore all'università. Iniziativa di Fondazione CR Firenze e Intesa San Paolo. Bentrovati per una nuova puntata settimanale dedicata al programma Tutto Merito Mio, che è un programma ideato da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con Intesa San Paolo e in collaborazione con l'Ateneo Fiorentino, l'Ufficio Scolastico Regionale e la Fondazione Golinelli. Dopo una prima puntata di presentazione del programma con la dottoressa Mannoni, che ci ha spiegato anche a chi è rivolto, in cosa consiste, e una prima testimonianza, oggi siamo con due delle studentesse che hanno partecipato alla prima edizione del progetto. Saluto dunque Valentina Fontana e Chiara Sereni per essere qui con noi oggi. Bentrovate. Buongiorno. Ciao. Allora, questo progetto, come dicevamo anche nella prima puntata, non è solamente l'assegnazione di borse di studio, ma un vero e proprio percorso di training, di formazione, di supporto. In questo senso, Chiara, come sei entrata a conoscenza di questo progetto e che strumenti ti ha dato, che tipo di esperienza hai fatto? Allora, ho conosciuto questo progetto grazie ad una condivisione su Facebook del sindaco del mio paese e fin da subito mi sono interessata perché comunque è un progetto che dà una grandissima opportunità, quindi ho cercato subito di partecipare al bando, anche se in realtà ero un po' titubante perché essendo cioè un'esperienza così bella, non pensavo di riuscire ad entrare tra, diciamo, i fortunati e quindi ho provato a partecipare, fu graduatoria. E ho scoperto di essere entrata, sono rimasta piacevolmente colpita perché comunque è una grandissima opportunità per noi ragazzi. È un progetto probabilmente senza precedenti perché mette al centro noi ragazzi, i nostri interessi, i nostri bisogni e soprattutto cercano di potenziare le nostre conoscenze, quindi un progetto veramente molto bello. Le esperienze che abbiamo fatto sono veramente interessanti, anche se purtroppo quelle in presenza non sono state moltissime a causa. Da subito si percepisce il forte senso di community che si viene a creare con anche gli altri ragazzi, anche se non si conoscono, cioè anche se non ci conosciamo tra di noi, si percepisce comunque molto forte questo senso di comunità. Lo trovo veramente un progetto molto, molto bello. Oltre a questo, cercano anche di farci conoscere delle realtà, soprattutto lavorative, anche diverse che non conosciamo, proprio per ampliare i nostri orizzonti, le nostre conoscenze. E questo lo trovo una cosa veramente molto bella e interessante. E questo viene fatto attraverso delle uscite che ci vengono proposte. Attraverso delle mostre che ci chiedono di andare a vedere, e la trovo comunque una cosa molto, molto bella quello che stanno creando con noi, la comunità e tutto. Tu hai sottolineato questa importanza di comunità quanto mai essenziale in una situazione, qual è il contesto attuale di isolamento, di mancanza di una socialità normale, che quindi vi ha, con tutto merito mio, fornito un'opportunità ulteriore, alternativa, diciamo. Sì, infatti oggi è stata creata una classe virtuale in cui possiamo comunicare tra di noi e ci vengono richieste praticamente di fare delle attività che ci permettono comunque di rimanere in contatto tra di noi e si sente comunque anche in questo modo la comunità, cioè senso di comunità anche se non possiamo essere vicini. Ti faccio un'ultima domanda, se non sbaglio il tuo percorso scelto è quello infermieristico, ecco, quali pensi che siano gli strumenti che potranno affiancarti di tutto merito mio nel portare avanti questo orientamento? Beh, sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale anche nella scelta dell'università, perché comunque l'università ha un costo piuttosto elevato e permettersi un'università lontana da casa, soprattutto come quella infermieristica che richiede tantissime ore di lezione obbligatorie, tirocinio, laboratori, richiede comunque di stare
stare vicino all'università e anche pagare un affitto non è una cosa molto semplice di questi tempi, quindi avere un sostegno anche economico da questo punto di vista che ci aiuti anche a stare vicino all'università, anche nell'acquisto dei libri, mi permette di dare il meglio e di potermi formare nel miglior modo possibile. Ricordiamo a chi ci ascolta e ci guarda in video che questo progetto è rivolto a studenti del terzo e quinto anno degli istituti superiori di secondo grado dei territori delle province di Arezzo, Firenze e Grosseto. La nuova edizione prevede una scadenza per le classi terze dell'8 giugno 2020, mentre per i ragazzi e le ragazze della quinta la deadline è fissata per il 1° di luglio. Adesso siamo con Valentina Fontana, che ha scelto il percorso della facoltà di lingue e letterature. In qualche modo ha influito anche tutto merito mio nel delineare maggiormente quelle che sono le tue specifiche, insomma, tendenze e volontà di approfondimento nella formazione. Allora, sicuramente è stato molto importante per la scelta dell'università, perché appunto io ero molto indecisa, soprattutto per un discorso di distanza da casa mia. E mi ricordo che quando ho parlato con i tutor, sia per la scelta del piano di spesa, e soprattutto quando ho fatto il colloquio, quando mi hanno chiamata, è stato molto bello vedere come loro erano entusiasti del percorso che avrei voluto intraprendere, no? Cioè, era bello vedere che loro ci tenevano molto al mio futuro e quindi questo mi ha permesso anche di, diciamo, iniziare a pensare con la mia testa, a smettere di ascoltare gli altri che mi dicevano magari di cercare la strada più semplice e quindi mi hanno aiutato anche nella scelta dell'università, diciamo. Poi sicuramente questo progetto è molto importante per quello che voglio fare in futuro, perché mi piacerebbe diventare un insegnante e il fatto di poter conoscere delle personalità, cioè, comunque tutte le attività che ci propongono mi permettono di mettermi in gioco e quindi di imparare anche a relazionarmi con gli altri e quindi, come si può dire, nel senso, Superare anche quelle difficoltà nell'interfacciarsi con le altre persone che magari, ecco, singolarmente, individualmente potresti avere con più difficoltà. Ecco, esatto. nelle varie esperienze che tu hai fatto per il momento con il progetto, qual è quella che ti ha colpito di più, che ti saresti, insomma, che ti ha sorpreso, diciamo? Allora, sicuramente è stata l'uscita ad ESA, che è il Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. È stata una giornata veramente molto interessante. Ci hanno mostrato come la Terra viene osservata dai satelliti e come poi si raccolgono i dati, come vengono utilizzati. È stata una giornata bellissima anche per il rapporto che si è creato con gli altri. Ho conosciuto molte persone, ci siamo confrontati, quindi veramente questa è stata la migliore. Anche se mi è piaciuta molto anche l'iniziativa del Teatro della Pergola, che appunto sta iniziando adesso, e adesso la dobbiamo fare in via telematica per questa situazione, però appunto ho apprezzato molto anche questa iniziativa, perché si avvicina molto ai miei interessi. E allora, diciamo, come ha sottolineato Valentina, ma anche Chiara, non ci sono solamente laboratori, ma anche incontri, challenge, visite che vanno oltre quella che può essere no, la specificità, l'orientamento del singolo studente o della singola studentessa, che vi arricchiscono comunque come persona. Parlavamo proprio di questo training a 360 gradi per partecipare, e da qui vanno anche i nostri complimenti per la selezione di entrambe, requisiti non solo di residenza, che vi dicevamo, ma anche di reddito, di merito, e che trovate tutti sul sito tuttomeritomio.it. Allora, ringraziando le nostre ospiti, diamo appuntamento alla prossima puntata con nuove testimonianze per questo secondo progetto, secondo programma di Tutto Merito Mio, che è volto appunto a sostenere i giovani, accompagnarli fino al conseguimento della laurea. Grazie per essere state con noi. Grazie a voi. Tutto
tutto merito mio. Iniziativa a sostegno degli studi dalla Scuola Superiore all'Università. Iniziativa di Fondazione CR Firenze e Intesa San Paolo.